Buongiorno Belli! Buongiorno Belli! Bentornati su Trippando, in questo canale YouTube si parla di libri e di viaggi. Diciamo che ho disintensificato le pubblicazioni, ma non le letture, perché sto leggendo Menzogne e Sortilegio da ormai non so quanti giorni, direi da un paio di mesi, però ho deciso che nel weekend mi concedo delle letture di tipo diverso, perché quello non riesco a staccare, a smetterlo, sono 700 pagine, veramente un bagno di sangue, però voglio finirlo perché alla fine mi piace. Però ho avuto degli intramezzi. Ora, siccome qualche fine settimana fa c'è stata una gita in montagna, sono partita senza Menzogne e Sortilegio, disavvertitamente, e quindi ho detto è proprio l'occasione per comprare qualcosa di diverso e magari qualcosa di diverso e di adatto alla montagna. Per cui in questa edicola a Sestola ho trovato La felicità del lupo di Paolo Cognetti e l'ho preso al volo, e devo dire che nelle due sere di permanenza lì me lo sono letto. Bellissimo. Dunque, siamo in Val d'Aosta e c'è un protagonista, diciamo, prevalente, che si chiama Fausto, che secondo me è un alter ego dell'autore, o comunque gli assomiglia molto, e poi ci sono altri tre protagonisti. Quindi diciamo che in totale sono due uomini e due donne, Fausto e Sant'Orso, perché tutti lo conoscono in quel modo lì per la parte maschile, e poi ci sono Silvia e Babette per la componente femminile. La cosa bella di questo romanzo è l'amore per la montagna, ma non un amore per la montagna, un amore qualsiasi, è proprio un'attrazione, perché Sant'Orso è un uomo di montagna. Gli altri tre protagonisti sono delle persone che in qualche modo a un certo punto della loro vita, chi più da giovane, chi meno, si sono ritrovate in montagna, hanno sentito questa fortissima attrazione e quindi si sono dirette e rivolte verso la montagna. La montagna come uno stile di vita, come una scoperta di se stessi, proprio un ritrovarsi, un tornare alla semplicità, alle origini. Fausto è uno scrittore, sulla sua carta d'identità c'è proprio scritto scrittore, si ritrova a fare tutt'altro, a fare il cuoco, però lo fa con un'enorme gioia, con un entusiasmo incredibile, e si capisce proprio che la sua strada è quella. La bellezza di questo romanzo, oltre, va bene, che è scritto in una maniera divina, io devo assolutamente recuperare le sette montagne, o sono le otto montagne, oddio, e dunque il precedente di Cognetti, quindi scrittura meravigliosa, questi panorami di Val d'Aosta, ma devo dire, io in Val d'Aosta ci sono stata una volta sola, 35 anni fa, devo tornare in Val d'Aosta. Comunque sono montagne che sono ovunque, cioè sono le nostre Alpi, e sono meravigliose. C'è questa vita di montagna, proprio l'attrazione per la natura, il contatto, e la bellezza, dicevo, è il fatto che ognuno ha bisogno della montagna a modo suo, e anche per il periodo di cui ne ha più bisogno, per cui si capisce che è una scelta di vita, ma che magari può non durare per sempre, cioè si sceglie la montagna per un periodo, per quel momento. Ragazzi, che vi devo dire, leggetelo, sono poche pagine, dicevo pochissime, no, ora pochissime no, però sono 133 pagine. Si legge, si divora, io l'ho dilazionato in due serate, ma è anche un libro da leggere tutto d'un fiato, se avete un bel pomeriggio piovoso, capito?
tisana, magari camino acceso, ed è una meraviglia, veramente notevole. La felicità del lupo di Paolo Cognetti, edito da Einaudi, costa 18 euro, che sono un po' tante, ma merita, assolutamente merita. Dai, belli, spero di riuscire a montare presto anche il video su Sestola e sul Lago della Ninfa, perché in realtà l'ho già montato, ho problemi con l'elaborazione video, quindi non dico nulla, spero di potervi far vedere a breve anche quello, anche se nel mezzo c'è stata una nevicata notevole, quindi non è più lo stesso panorama, ma ci sono delle belle passeggiate che mi dispiacerebbe perdere. Dai, bando alle mie chiacchierone, vi saluto, state bene, alla prossima! Iscrivetevi al canale, mettete un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao belli, ciao ciao!